La serie di Crash Bandicoot è conosciuta per svariati fattori, non ultimo dei quali il suo gusto alquanto cartunesco. Lo stesso Crash ha l'aria di un personaggio che si inserirebbe alla perfezione tra i Looney Tunes. Questo grazie alla sua personalità così buffa e caratteristica, messa oltretutto in risalto dai suoi nemici così sopra le righe e dai pasticci in cui lo cacciano puntualmente. Per questo perdere una vita nei vari giochi non è poi così frustrante, perché perlomeno possiamo goderci la solita scenetta in cui Crash viene spiaccicato, salta in aria, scoppia come un palloncino o finisce arrosto, giusto per citarne alcune fra le tante esilaranti gag che seguono, alle cui non possiamo che sorridere. Per certi versi, lo stile dei giochi di Crash si potrebbe considerare quello di una sorta di cartoon interattivo. Questa è la principale ragione per cui una vasta fetta di pubblico chiede a gran voce una vera serie animata. Tutti noi fan vogliamo vedere i nostri personaggi preferiti in azione. Non siamo mai stufi dell'eterna, divertentissima lotta di Crash contro orde di animali strampalati e scienziati pazzi alla conquista del mondo. Ma bisogna chiedersi, potrebbe funzionare? Come mascotte di un famoso franchise creato negli anni 90, è alquanto atipico che Crash non abbia mai avuto uno show animato, come invece è stato per altri suoi colleghi come Super Mario, Sonic o Earthworm Jim, per citarne qualcuno. La cosa più vicina ad un cartone animato che abbiamo mai ottenuto, o quasi, è l'introduzione originale per il primo gioco, la quale purtroppo non vide luce prima del 2015. Ciononostante, ci sono ancora buone possibilità che in futuro possa arrivare una serie animata dedicata a Crash Bandicoot, e a mio avviso questo sarebbe il momento migliore. Chi non è aggiornato potrebbe essere sorpreso dalla notizia che Crash ha effettivamente avuto una comparsa in una serie animata vera e propria. Il ragazzone arancione, infatti, è presente in Skylanders Academy, spin-off animato della serie in cui è recentemente apparso. Potremmo considerarlo uno spunto su come sarebbe Crash come personaggio di un cartone, o di come non dovrebbe essere. Quello che vediamo in questo show è molto diverso da ciò che vediamo nei giochi di Crash, anche se ambedue condividono il loro tenore spensierato. Perciò non è insensato che il Crash che vediamo qui possa non essere il Bandicoot che conosciamo. Per farne un esempio, Crash parla. E anche tanto. Si potrebbe sostenere che sarebbe stato più opportuno affiancargli Aguagu come interprete, ma non scomponiamoci troppo e lasciamo da parte i se ed i ma. Anche se potrebbe sembrare una soluzione discutibile, è totalmente innocua, trattandosi di un'apparizione da guest star in uno show completamente slegato dalla serie. Se non altro, vederlo parlare così tanto ci ricorda per quale motivo non lo fa mai nei giochi. Crash ha sempre funzionato alla perfezione come personaggio silenzioso. La sua comicità deriva dal suo personaggio sciocco e da come si rapporta al mondo intorno a lui, e ci basta uno sguardo per capire come si sente. Ad esempio, dalle sue espressioni possiamo capire benissimo quanto non sopporti le superfici scivolose come il ghiaccio. E come dimenticare il suo ghigno subdolo quando trova un animale da cavalcare. Sappiamo tutti cosa pensa Crash e non abbiamo alcun bisogno di sentirlo parlare. È parte integrante di ciò che lo definisce come personaggio ed è soprattutto la ragione più che valida per cui Crash parlante dovrebbe rimanere un'esclusiva di Skylanders Academy. Ma la parlantina non è l'unico dei cambiamenti che ha colto di sorpresa i suoi fan. Il Bandicoot non solo è piuttosto loquace, ma è anche assai scaltro e sicuro di sé rispetto ai videogiochi, al punto da sembrare quasi un supereroe. In effetti un certo punto dichiara espressamente di avere dei superpoteri. Non ha per nulla l'aria scioccherella con cui siamo soliti riconoscerlo. Il Crash che conosciamo raramente ha la situazione sotto controllo, e anche se alla fine la spunta sempre, basta guardarlo bene per capire che spesso e volentieri si sente totalmente spaesato. Vuoi perché non sa nemmeno dove si trova, o perché non riesce a capire un tubo di ciò che gli viene detto. Caratteristiche del genere possono fare la fortuna di un personaggio, poiché ci permettono di riconoscerci in lui. A tutti noi capita di dover uscire dalla propria zona di comfort e ritrovarsi sperduti, perciò è più facile simpatizzare per un personaggio a cui accade la stessa cosa. Se togliamo a Crash i suoi difetti ed il suo carattere bonaccione, ci rimane un personaggio noioso e generico, che è esattamente il genere di personaggio propinatoci da Skylanders Academy. Per fortuna, non c'è alcuna possibilità che un personaggio del genere diventi protagonista della serie animata di Crash Bandicoot. Ora che abbiamo stabilito che Crash dovrebbe rimanere fedele al suo personaggio storico, si pone un'altra domanda riguardo un ipotetico cartoon su Crash. In un cast in cui quasi tutti i personaggi parlano, un Crash muto avrebbe senso? La questione non si pone per quanto riguarda i giochi, che poco vertono sul dialogo e in cui un Crash parlante non aggiungerebbe nulla all'esperienza. D'altro canto,
non credo che sarebbe un problema nemmeno alla TV. Molti personaggi storici dei cartoni animati non parlano, come ad esempio Tom e Jerry. Il problema con Crash è che quasi tutti gli altri personaggi lo fanno. La cosa si potrebbe risolvere in diversi modi. La soluzione più semplice sarebbe dare meno spazio ai personaggi secondari, e sarebbe un peccato a mio avviso, e omettere completamente il dialogo. Un format del genere si tradurrebbe in una serie di episodi brevi incentrati su trame verticali relativamente semplici. Un buon esempio di come si svilupperebbe un'idea del genere è l'intro muda di Crash of the Titans. Un altro modo per risolvere questa cosa sarebbe dare rilievo a Crash solo in episodi più brevi e semplici, dando spazio a tutti gli altri personaggi. I cattivi in questa serie sono così adorabili che secondo me sarebbe stupendo poter vedere come si comporterebbero oltre il loro ruolo limitato di boss del gioco. Cortex ed i suoi scagnozzi sono così unici che le loro interazioni tra loro sarebbero sicuramente esilaranti. Il loro look e le loro personalità stravaganti lasciano presupporre un grande potenziale ancora mai sfruttato. Quando ci penso, mi torna sempre in mente la concept art di Insanity, che ritrae i cattivi mentre giocano a poker. Sarebbe veramente divertente poterli vedere in situazioni così quotidiane di tanto in tanto. Crash Nitro Kart ci ha dato un piccolo accenno di questo, con un piccolo scorcio sulla vita a casa Bandicoot e nel castello di Cortex. Con personaggi di questo calibro si potrebbero costruire migliaia di situazioni. Pinstripe alle prese con i suoi scagnozzi mafiosi, o Dingodile e i suoi pasticci in cucina. Un corto su Ripper Roo e la sua pazzia latente. Komodo che manda all'aria gli allenamenti del fratello. Le possibilità sono infinite, e più ci penso e più forte è il mio desiderio per questo cartone animato. Fino a pochi anni fa, l'animazione tridimensionale era molto costosa e soprattutto acerba, ragion per cui i prodotti di questa tecnica risultavano spesso e volentieri molto grossolani, specialmente quando cercavano di essere realistici. Fortunatamente, i personaggi di Crash si basano su un design molto cartunesco, e dal momento che oggi l'animazione 3D è maturata al punto da pareggiare o persino superare quella tradizionale, entrambe le tecniche potrebbero adattarsi a una serie animata su Crash. Il tutto dipenderebbe ovviamente dal budget dello show, ma se Skylanders Academy ha un così bell'aspetto per essere una serie rivolta ad un pubblico per lo più infantile, direi che l'animazione 3D andrebbe benissimo per Crash. Dopotutto, Crash è sempre stato tridimensionale sin dall'inizio, perciò sarebbe coerente se le grafiche del cartone combaciassero con quelle del videogioco. Fatelo come i filmati di Ancient Trilogy e vi dico io che esce una grandissima bomba. D'altro canto, anche l'animazione tradizionale può dare grandi risultati. Sono sicuro che un Crash animato in 2D sarebbe altrettanto divertente con la buona vecchia tecnica squash e stretch, e non con lo stile d'animazione flash che hanno quasi tutti i cartoni di oggi. Alla fine della fiera, direi che la scelta tra 3D e 2D dipende dal budget e dallo studio incaricato, più che essere una questione stilistica. Ad oggi non è più una questione di superiorità di una tecnica sull'altra, ma bensì del talento di chi c'è dietro. Personalmente sarei più incline al 3D per ragioni di storia del franchise, ma un 2D fatto bene non mi deluderebbe. Crash Bandicoot come cartone animato avrebbe delle potenzialità strepitose, e se il progetto fosse portato a buon fine darebbe grande lustro al brand. Se c'è un momento perfetto perché ciò accada è proprio questo, in cui la serie è ritornata in auge in tutto il mondo. Il debutto di Crash in TV con Skylanders Academy è la prova che presto, molto probabilmente, vedremo i nostri personaggi preferiti in uno show tutto loro. Speriamo che questo revival porterà abbastanza bene da rendere questo sogno realtà. E voi? Come pensate che dovrebbe essere un cartone animato su Crash Bandicoot? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Ringrazio infinitamente voi, ma soprattutto HP Zoner e Bookaboom. Senza di loro questo video non avrebbe mai visto la luce. Come sempre potete trovarmi sulla pagina Facebook Crash Bandicoot Zone, pagina italiana, la pagina Instagram Crash Bandicoot Zone ed il sito ufficiale crashzone.forumcommunity.net. Ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi. Statemi bene e viva Crash Bandicoot!